La ragazzi, buongiorno, è arrivata non a voi ma a me la Kiwi 2 Starter Kit. Questo è la colorazione, questa qui Iron Gate, che non è come l'Iron Gate precedente nero, ma sembra più un antracite, un canna de fucile. Allora, ci tengo a precisare che su questa presentazione che vado a fare sarà solo la prima impressione, quindi descriverò il prodotto, ovviamente l'ho provata, la proveremo insieme sul video. Questa è la scatola, si presenta sempre in maniera molto elegante, c'è questo tagliandino interno con il codice per scannerizzare, il codice QR per andare a registrare il dispositivo per la fantastica assistenza che unicamente su questo settore dà praticamente solo Kiwi Vapor. Ovviamente all'interno ci sarà tutto il libretto di istruzioni, ma non mi soffermo su questo. Andiamo all'interno della scatola di Kiwi 2 e troviamo come al solito un cavetto USB-C per andare a ricaricare sia il pen che il power bank, un filtrino in cotone e il classico filtrino, il classico tip in plastica semplice, che è lo stesso della prima Kiwi. Ma andiamo subito alla ciccia. Come si presenta questa sigaretta elettronica che sta facendo la storia negli ultimi anni nel nostro settore? Il power bank è molto più piccolo di quella precedente, invece il pen elettronico è sicuramente più grande, ma diciamo il fiore all'occhiello è proprio il materiale, signori, perché partiamo dalla Kiwi 1 con una plastica, sì, ovviamente con un buon design, un buon colpo d'occhio, ma comunque plastica, questo è alluminio. La cosa che mi piace molto del power bank è il tasto touch, che serve solamente finalmente per andare a vedere la carica residua, perché il kit precedente ci dovevamo andare a interagire con i classici 5 click, diciamo vecchio stampo stile di sigaretta elettronica, spesso sotto carica all'utente, alla clientela si spengeva e quindi venivano qua di fretta, di corsa al lavoro, non mi si carica più il pen, no, è solo spento, finalmente non c'è accensione e spegnimento, quindi si va ad collegare il pen magneticamente con il power bank e lui va direttamente a funzionare da solo, senza accensione e spegnimento. Ultima cosa sul power bank della Kiwi 2, passiamo a 1800 mAh di durata rispetto ai 1500, quindi altra nota positiva. Pen sensibilmente più grande, come abbiamo già ripetuto, della Kiwi precedente, bellissimo il materiale, ma la vera novità e quello che ci interessa è il pod, ossia, per parlare più semplicemente, la resistenza. Innanzitutto c'è una chiusura antibambino che si andrà a scorrere in questo modo sicuro per andare ad alzare il solito gommino per il refill della ricarica. Ovviamente, come nella Kiwi precedente, si potrà caricare il pen direttamente con un cavetto USB-C. Uscite di casa di fretta, vi scordate il power bank perché ce l'avevate in bocca, così ovviamente la potete caricare. Questo è un tip aggiuntivo che vedete che ho inserito io, non fa parte della Kiwi 2 ovviamente, i tip e il filtrino ve l'ho fatto vedere all'inizio del video. Andiamo a provarlo. Tiro sensibilmente cambiato, era uno dei piccoli me che mi facevano di sulla Kiwi, a me personalmente, che era, diciamo, un tiro che non te dava tutta quella botta, quella sensazione di soddisfazione. Qui è sensibilmente cambiato, sicuramente è più caldo perché il valore ohm è un filo più basso, quindi lavora sicuramente con più watt, hanno aggiustato il tiro in maniera strepitosa. Ma la chicca straordinaria che ha fatto Kiwi Vapor su questa seconda versione è il controllo della temperatura del pod. Che cosa vuol dire? Quando si va a fare il tiro, rileva il circuito la temperatura, vuol dire che il liquido non c'è più, per non farvi bruciare i pod, bloccherà la funzione. Ciao, buongiorno, io volevo un liquido per la Kiwi, che cosa ci posso mettere? Consigli di utilizzo per la Kiwi, che cosa ci puoi mettere sulla Kiwi? La classica domanda, ovviamente è una sigaretta elettronica, ragazzi, ci puoi mettere quello che vuoi. Però, secondo me, a mio modesto parere, se dovessi dare un consiglio a un cliente,
meglio andare ad utilizzare dei tabaccosi, liquidi semplici, senza composizioni troppo dense. Andiamo ad utilizzarla per sostituire il vizio. Signori, la sigaretta elettronica è nata per smettere di fumare. Ciao!